Buongiorno, oggi vi saluto dalla Svizzera. Guardate che c'è un signore che mi guarda. Eccomi qua, aspettate un attimo. Ok, eccomi qua. C'era un signore, appena ho attivato il video, ho appena fatto partire il video, subito c'era un signore che lì mi guardava, ho detto aspettate un attimo. Comunque, buongiorno, bentornati in un nuovo video dalla Svizzera. Oggi sì, siamo arrivati in Svizzera, aspettate. Questa è la macchina di mio padre, mi dimentico perché io ho l'automatica, quindi il piede sinistro non utilizzo proprio, invece qua mi dimentico di usare la frizione, quindi giro ma non va. Comunque tutto bene? Che mi raccontate? Noi tutto ok? Ho fatto le scale, comunque siamo in Svizzera finalmente, abbiamo fatto un bel viaggetto perché sono venuta a prendermi i miei genitori e sono salita con loro. Ne ho approfittato perché appunto avendo spazio e macchina, perché siamo solo io, Christian e Noemi, perché Alessia è andata a Londra con il corso d'inglese per 15 giorni, quindi noi in questi una decina di giorni la passeremo qua in Svizzera. E nulla, ho detto iniziamo il video perché c'è Christa che dice a mia mamma devi filmare, mamma devi far vedere questi posti troppo belli eccetera eccetera, quindi ho detto vabbè mi vado a fare un giro, facciamo un video, proviamo a fare un video, ho perso un po' la mano devo dire. Comunque sono appena uscita da un negozio che si chiama Manor e lì hanno tutti gli stand del mondo, tutti i brand del mondo. E quello di Essence è veramente completo, sono riuscita a trovare alcune cosine di limited edition di Essence, guardate che bello, di Hello Kitty, l'ho preso uno a me, uno a Noemi, guardate che bello. E poi mi sono presa la pinzetta che serve sempre, poi il mio solito rossetto preferito del momento, idratante, veramente mi piace tantissimo perché idrata le labbra e allo stesso tempo colora. E niente, io mi sono fatto un giretto per perdere un pochino di tempo. Adesso però vado a casa perché ora di pranzo. Noemi, poverina, con la febbre, mal di gola fortissimo, quindi è rimasta a casa un po' a riposare. Anche perché non abbiamo dormito nulla, che con la partenza di Alessia era talmente agitata. Poi partivano alle 4 che la ritrovo, quindi lei non ha proprio dormito, non ha fatto dormire nemmeno noi, ma veramente non abbiamo dormito proprio letteralmente. Quindi adesso vado a casa. Io stoppo il video e noi ci aggiorniamo dopo. Ok, sono alla Migros. È imbarazzante fare il video fuori con tutte le persone che ti guardano, però guardate che bello. Andiamo a vedere il make up. Ok, che cos'è? Questo. Che te lo fa? Veramente? Ho preso il caso col collo. Vai, dagli un pezzettino. Mi faccio morde. No. Lo devi lanciare solo, non è che non. Attento a non cadere in acqua.
vai, dai. Via. Quella è cattiva, eh? Cristian. No, stai facendo un casino, guarda. In questo modo ci seguono. Da, da, da. Pronti? Ok. Tieniti, eh. Tieniti, Cri. E salta! Fammi saltare! Basta, Cri. Questi sono i danni di Lala, i Flunder. Prendiamo un po' di pione, di pane. Di pane, dici? Quello che vuoi. Sei. Del processo che lo vede come condannato nella causa sulla 4 1 2 3 4 vai. Io sono già 42 2 a 6. Sei di nuovo. 12. Ok. 5 4, 5, 6. 66 è un campione, lo sai?
1, 2, 3, 24. Una, ci Instagram, ma tu qua. C'è un bel tutto di palo. Ragazze, sono passati 10 giorni dall'ultimo pezzetto di video che avete visto. Siamo ritornati a casa, tornati alla base, siamo appena rientrati da poco e ho detto prima di smontare tutta la spesa ve la faccio vedere, giusto perché sono cose alcune particolari, alcune cose che non conoscete, alcune sì. Allora, in Svizzera, parto dalle cose da frigorifero, ho preso questo cavolo cinese, si chiama così, ma non è altro che appunto un'insalata molto molto buona. Da noi non la trovo, perciò l'ho preso, vedete, vado a comprare l'insalata in Svizzera, ebbene sì. Poi ho preso il Lionner, questo prosciuttone qui, qua lo chiamano orsetto perché c'è la forma di orsetto. Poi ho preso queste panini, baguette, diciamo, all'aglio, no all'aglio, alle erbe. Ho preso una decina perché poi comunque le vado a congelare, sono ottimi. Perché all'interno ci sono appunto le erbe aromatiche. Poi ho preso 4 pacchi di servela, tipici svizzeri, troppo buoni, questi non possono mai mancare. E poi, vabbè, non sto qui a mostrarvi uno tutti i prodotti singolarmente, comunque ho preso un po' di rifornimento. Ora metto via le cosine e continuiamo. Qui, come potete vedere, ho trovato dei pacchettini sia di Shein, che già abbiamo aperto perché c'erano anche gli ordini di Alessia e Noemi. Poi su Amazon mi sono ordinata alcune creme da sole. C'è per Christian, questa qua della Relastyle, e anche questa qua per noi. Questa qua è spray, molto comoda. Poi ho preso la connettivina spray, questi non mancano mai dentro nel beauty del mare, dell'estate. Poi la dermovitamina, quello per sfregamenti e cose varie. Vabbè, per quanto riguarda Shein ho preso delle spugnette, niente di che. Ho provato a prendere le ciglia finte perché Noemi mi chiede sempre, dai proviamo, mi farò sapere. Come si chiama? Per fare il contouring liquido è buonissimo. Il mio l'ha portato Alessia a Londra, quindi me lo sono ripresa. E per me mi piacevano molto. Ho preso sia il bracciale che anello, che orecchini, così tutti i fiori, i petali mi sono piaciuti tantissimo. Quindi questi. E poi un'ultima cosina di Shein. Aspettate, con una mano, un costume. Anche lì dalla foto sembrava molto carino, infatti devo dire non è male. E la cosa bella di questi costumi, che non tutti ovviamente, però alcuni hanno il pareo sopra, quindi carino, da provare, vi farò sapere anche qui. Ma continuiamo con i prodotti che ho preso in Svizzera. Ho preso patatine, anche qui direte, le patatine, costosissime pure. Però queste ragazzi sono le numero uno, le Zweifel, le number one, sono troppo buone, è vero. Ho preso anche queste qui, sono cose le più buone che c'è in Svizzera, cioè le cose tipiche che quando vai lì dovete prendere, cioè non si può non prendere. E ci sa, nella lista c'è anche appunto i Zwieback, le fette biscottate che sono troppo buone, fidatevi, sono spettacolari. Poi ho preso un po' di scorta di cornetti, di Kipfel. Un po' mix, un po' tutto mischiato perché per riempire le buste un po' spostate le cosine. Poi ho preso la pasta a forma di calciatori, maglie, palle, appunto per quanto riguarda gli europei. Ho preso questo, tutti i negozi un po' misti, quindi non sto qui a dirvi l'elenco dei negozi. Comunque questo porta
portacucchiai, come si chiama? Ho preso queste pannocchie che adoro, queste le compro sempre lì, spazzolini di ricambio, poi ho visto dei salatini così, li ho presi, le salsine per arrosto, queste qua le devo regalare a una mia cara amica, io ho il barattolo grande quindi a lei le ho preso queste qui, tovaglioli grigi che ultimamente qui da noi non trovo, tovaglioli carini, treccia precotta che non può mai mancare, gallette per Christian che lui ama queste gallette. Poi all'Aldi in Svizzera hanno fatto i simil Kinder Cats, li abbiamo provati, sono ottimi, veramente buonissimi, €1,50, €1,50, insomma 5 pezzi, prezzo ottimo. Poi vabbè, mi serviva lo smacchiatutto, questo qua dell'omino bianco, l'ho preso, l'ho chiuso. Ho preso da provare del brand La Cura, cioè il brand che hanno all'Aldi, è buonissimo, mi trovo molto bene ogni volta che vado. Questa qui è stata appunto una novità e l'ho preso, l'olio bifasico struccante. Poi l'ho preso anche della Lidl, ovviamente, e ho preso un altro pacco di pasta sempre per i campioni, belline però dai, non potevo non prenderle per Christian. Hanno dato una pasta di calcio, perché c'è il logo della Nike? Ah, è vero, no, non è la Nike. Un altro pacco di gallette, vado un po' veloce se no non finisco più. Ho preso un litro di latte barista, questo qua per noi che serviva, se tornavamo tardi, insomma, l'ho preso. Ho preso anche questi pads per gli occhi, ne ho presi parecchi. Alcuni sono qui, li ho presi di vario tipo. Poi, andiamo avanti, ho qui, ho più spazio, altre patatine, fazzolettini che servivano, medicinali di vario tipo. Che non riesco a farvi vedere, altre patatine, salvettine, vabbè, mi trovavo nei negozi, prendevo quello che mi serviva. Poi per provare ho preso anche questi doccia schiuma formato family, devo dire carine le profumazioni, e shampoo alla menta, molto fresco, l'estate buono. Altri doccia schiuma sempre family, le gomme più buone del mondo a mio parere, alla cannella. Qui c'è solo le Hollywood, come si chiamano? Non mi ricordo, vabbè. Poi ho preso anche il tagliapizze, che mi serviva perché il mio non so dove sia, quindi l'ho preso. Poi della Isana ho preso questo, per quando andremo in vacanza, il detergente per le mani. Creme antirughe sempre della Isana, deodoranti. Cosa cerchi qui? Guardate il prezzo della crema antirughe della L'Oreal, €4,95, cioè da noi questi prezzi non l'ho mai visti, non l'ho presa. Altre maschere, guardate che carine, i pets per gli occhi a forma di coda di sirena. Poi lacca, ho fatto un po' di scorta, altre pannocchie. E poi per Christian il doccia schiuma per i bambini, piccanti. Anche per i capelli. No, non sono piccanti, amore. Poi, vabbè, in autostrada abbiamo visto la cassa, questa qui l'abbiamo presa. Ho preso la birra con la Sprite senza alcol, questa è un'alcolica molto buona in estate, quindi ho preso una cassa, veniva tipo 10 euro, 10 franchi una cassa. Succhi di frutta che adesso vado a mettere al fresco, che anche questi d'estate non mancano mai. Poi ho preso, guardate che carino, non mi ricordo in quale negozio l'ho preso, ma non è questa la frutta, non mi ricordo, forse mi risparmio a casa, non mi ricordo. Comunque mi piaceva molto questo piatto per quando faccio tipo la caprese e cose varie, lo metto già qui così lo lavo. Poi Cristiana ieri ha visto questo blocco di cartoncini colorati per fare i suoi lavoretti, quindi gliel'ho preso. Questo lo puoi portare in camera, amore? Cosa ho preso? I rösti. Questa è un'altra cosa che se andate in Svizzera dovete prendere, i rösti, perché sono troppo buoni. Un altro pacco di Zwieback, perché uno l'ho preso per la mia amica per provarli. Poi all'IKEA ho preso questa qui, questa cornice che mi è piaciuta tantissimo. Di sfondo di base nera, poi l'interno bianco. Altri tovaglioli per Alessia, invece ho preso porta trucchi perché li serviva. Questi
infatti me li ha regalati mia zia ogni volta che viene, porta sempre questi sciocchi stangeli, pacco da 50 tra l'altro. Poi tovaglioli ancora. Ah, lì che avevo preso anche i bicchieri perché me ne servivano 4, perché non volevo fare l'ordine solo per un questo, allora ero lì, mi sono trovata lì e l'ho presi. Vabbè, i classici bicchieri neri che ho, uso sempre tutti i giorni, li adoro questi qua, ottimi e bellissimi. E poi altri 3 pacchi di Rösti, ho fatto un po' di sforzo, eh. Niente, questo è ciò che ho comprato in Svizzera, adesso mi tocca fare un po' di ordine.